Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Francesca e oggi prepariamo insieme il mese di luglio sul mio bullet journal. Come tema del mese ho scelto le bolle, che possono essere intese sia come le bolle di sapone sia come le bollicine dell'acqua. E le prime due pagine sono appunto la cover page e il mood tracker. Nella cover page ho attaccato anche un'etichetta con la scritta luglio e ci ho aggiunto il filo da cucito che è sottile, non fa spessore, quindi non mi dà fastidio quando scrivo sulle pagine che ci vanno sopra. Il mood tracker è composto da tante bolle, ognuna corrisponde ad un giorno del mese e sarà colorata in base al mio umore di quel giorno. Quando realizzo il setup del mese, nel mood tracker inserisco solo quattro colori che corrispondono a felice, normale, così così e male. Lo Year in Pixel invece, che mi va per tutto l'anno, è un po' più elaborato e infatti lì ho felice, normale, produttiva, nervosa, triste e arrabbiata, e potete vedere come l'ho realizzato nel video setup del 2022 che vi lascio qui nelle schede e in descrizione. Se siete arrivati a questo punto del video, commentate con un delfino. Andiamo avanti e passiamo alle pagine Gratitude Log e Habit Tracker. Sulla sinistra la pagina della gratitudine, in cui ogni giorno scrivo una cosa per cui sono grata, e trovo che sia bellissimo perché in questo modo anche nelle giornate più nere vado a scavare in fondo per cercare almeno una cosa, anche piccolissima, per cui essere grata. E sulla pagina di destra anche questo mese torna l'Habit Tracker, uno schema in cui segno tutte le abitudini di cui voglio tenere traccia e il giorno in cui le svolgo coloro il pallino che corrisponde appunto a quel giorno. Questa pagina l'ho vista su Pinterest e poi l'ho rielaborata al caso mio, ma vi lascio comunque i riferimenti in descrizione. Procediamo con la visione settimanale su due pagine e stavolta in verticale. Di solito la mia settimana è in orizzontale e mi trovo benissimo così, ma per luglio ho deciso di cambiare e non ho nemmeno scritto i giorni della settimana, ma soltanto i numeri.
Vedremo cosa ne verrà fuori. E luglio è pronto. Io vi ringrazio per la visione e spero di esservi stata utile e di ispirazione. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i nuovi contenuti. E alla prossima! Ciao! Thank you.